17 anni fa sono andato un giorno al mare. Vuol dire che ho guardato sicuramente al mattino gli animali e anche di sera. Intenso, diciamo, la vita è molto intenso. Io alle 4:30 mi alzo al mattino e poi vado nella stalla, c'è tutto da mungere, capre, pecore e mucche, poi da dare da mangiare e poi preparo il mercato. Che per le 8 deve esserci al mercato. Preparo il furgone, carico tutto e poi parto. E poi fino a mezzogiorno, fino all'1 sono al mercato. Torno e poi c'è di nuovo mettere a posto tutto il formaggio e poi vado subito nella stalla a dare da mangiare agli animali. Poi comincio a lavorare il latte. Io abitavo sempre in campagna. A me è sempre piaciuto. Però non c'era neanche possibilità di lavorare in quel settore, in Svizzera. Sono Franziska Burgunder, sono nato a Berna. Praticamente con mio ex marito, che lui ha studiato il mestiere del contadino e io sono poi... Ho imparato tante cose così, lavorando in campagna. Abbiamo visto un annuncio degli altri svizzeri che hanno comprato un'azienda qua e poi tra Natale e Capodanno siamo girati a vedere un po' queste aziende che sono da vendere. E questa qua era l'unica che andava bene, sia come casa sia come terreni. E al 19 di marzo abbiamo fatto il contratto e al 20 abbiamo fatto trasloco. Che anno era? 91. Non parlava nessuna parola italiano, solo spaghetti o Fiat, di più no. La langue era completamente diversa. Per esempio il contatto con la gente, con i vicini, quasi tutte le sere si stava assieme, con un pintone di vino sul tavolo, si raccontava delle cose, dei lavori che sono da fare, soprattutto in agricoltura. Potevi lasciare fuori le bestie anche di notte, non succedeva mai niente. A Pasqua due lupi mi hanno spranato due capre bianche e nel 2015 mi sono entrata nella stalla e ho fatto un bordello lì. I miei figli vengono spesso a aiutarmi, soprattutto per lavori più grossi, più pesanti, che non puoi farlo da solo. La mia figlia più grande è Joël, la seconda è Joanna, la terza Janine, la quarta Josephine, la quinta Josianna e poi c'è Gianluca, l'unico maschio.
Il gallo del pollaio. Io sono l'anghetta adesso. Si può dire che di Francesca è venuta Francesca.